Ciao, sono Maria Saranovic, vi faccio vedere come fare una rosa di nastro bicolor. Ci vogliono ago e cotone e nastro dei due colori, la misura che volete, larghezza e lunghezza. Pieghiamo a forma triangolare e giriamo stretto e stretto per fare il bocciolo, la parte centrale della rosa. Quando vogliamo ci fermiamo 4-5 giri e facciamo una piccola puntata e lasciamo l'ago qua. Adesso vedete, prendo in questa forma, la parte di sopra deve andare giù, butto giù, vedete, butto giù e giro e do una puntata. Potete dare una puntata ogni volta che girate volendo. Di nuovo butto giù e posso dare una puntata, butto giù e giro, butto giù e giro, butto giù e giro, butto giù e giro, e ogni volta che giro posso dare una puntata, butto giù e giro, butto giù e giro, butto giù e giro, e qua do una puntata. Butto giù e giro, 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 butto giù e giro. È veramente facile. Fate la prova e do una piccola puntata di qua e di là. E ho finito. Ed è pronto la nostra rosa. Se vogliamo, tagliamo la base e possiamo attaccare questo su una maglietta, su un quadro, su una borsa. Quello che vogliamo fare. Buon lavoro, alla prossima.